premiati 36 donatori di sangue Fratres in occasione dell'assemblea annuale del sodalizio che si è svolta nella giornata domenicale del 28 febbraio 2016. Due appuntamenti dei donatori nella mattinata presso la nuova parrocchia della Trasfigurazione per partecipare alla messa del donatore e poi nel pomeriggio alle ore 18:30 presso i locali al castello per l'assemblea annuale che ha visto l'approvazione della relazione del presidente Enzo Schifano e del conto consuntivo al 31/12/2015 e quello preventivo delle 2006. Hanno partecipato in tanti e di loro 36 donatori sono stati premiati, 19 con croce d'argento per aver raggiunto le 10 donazioni e sono Salvatore Zaffuto, Salvatore Domenico Franciamore, Giuseppina Territo, Pietro Calleri, Salvina Costanzo, Elisa Fisci, Dario Caltagirone, Lina Costanzo, Luca Ricotta, Giuseppe La Rosa Mazza, Luigi Sciortino, Lorenzo Laduca, Francesco Amico, Pasquale Antonio Sorce, Alessandro Costanzo, Carmelo Piazza, Francesco Ruggeri, Leonardo Sorce e Claudio Scavone. 14 donatori hanno ricevuto targhe ricordo per aver raggiunto le 25 donazioni e sono Calogero Domenico Bonfante, Vincenzo Burrogano, Rosario Mingoia, Salvatore Morreale, Michael Piazza, Paolino Russo, Giuseppe Nazareno Sorce, Gaetano Palumbo, Vincenzo Spera, Alessandro Territo, Salvatore Calogero Vitellaro, Francesco Lobue, Patrizia Lapiana, Giuseppe Vincenzo Lorre. Altri tre donatori sono stati premiati per aver raggiunto le 50 donazioni e sono Carmelo Belfiore, Salvuccio Calogero Amico e Rosalia Morreale. E adesso il presidente Enzo Schifano legge assieme all'assemblea la preghiera del donatore. Preghiera del donatore di sangue di Papa Giovanni XXIII. Gesù Salvatore, ti hai detto: tutto ciò che avete fatto a uno dei miei più piccoli tra i miei fratelli, l'avete fatto a me. Guarda, propizia l'offerta che ti facciamo. Le angosce dei sofferenti, i tuoi fratelli e i nostri, ci spingono a dare un po' del nostro sangue, perché ad essi ritorni il vigore della vita. Ma vogliamo che tale dono sia diretto a te, che hai sparso il tuo sangue prezioso per noi. Rendi, Signore, la nostra vita dai conti di bene per noi, per i nostri cari. Preghiamo a noi. Sostienici nel sacrificio perché sia sempre generoso, umile e silenzioso. Padre, con te sappiamo soffrire il tuo volto e dei misi per completamente sicuro. Ispira e guida la nostra azione con la tua mano della carità, affinché essa, raggiungo la perfezione e sia sempre gradito al Padre Celeste. Così sia. Inchiniamo il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso concede a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, su di voi e con voi rimanga sempre. Portate nelle vostre case la gioia del Signore.